Lei quando e come ha cominciato? Beh, io ho cominciato esattamente durante la guerra, nel 1940, e devo dire in virtù dell'assegnazione della città di Milano, dove io ero assegnato al terzo autocentro, lì ho cominciato la mia carriera e sono stato appoggiato molto, anche aiutato in questo senso, dai miei superiori, che avevano intuito che io avevo delle qualità fuori del comune. E lei ha detto prima bisogna saper spendere bene la propria vita e la propria voce. Sì. Cioè in che senso? In che senso? Innanzitutto non, quando si è indirizzato tutta la propria attività in un determinato settore, non bisogna sprecare le proprie energie in altre cose. Cosa posso dire? Non so, andare a letto presto la sera, perché un atleta prima di un incontro, insomma, un boxer, un calciatore, vanno in ritiro. Si immagini, i calciatori arrivano a 35 anni a giocare, un uomo che arriva a 60 anni quindi deve risparmiare ancora di più. Quindi questa è la regola maggiore, a mio avviso, saper risparmiare le energie, perché deve dare tutto durante lo spettacolo, ma poi questo è soltanto il lato, diciamo così, atletico della parte, ma ci sono tante altre cose. Per esempio l'alimentazione è importantissima, ecco, non sovraccaricare il fisico di troppe proteine, perché poi hanno delle scorie che vanno in circolazione del sangue, quindi con queste scorie si diminuisce la capacità toracica del fiato e della funzionalità dei reni, del fegato e via dicendo. Quindi questa è anche una regola continua che un cantante deve osservare, di non sovraccaricare l'organismo anche mangiando troppo. Poi nel limite, diciamo, dell'età, si capisce, sempre fare dello sport, e non per ultimo, non ultimo, continuo allenamento tecnico vocale, vocalizzi continuamente, sempre ricercare, sempre di non perdere mai questo preziosismo della tecnica vocale. Lo chiamo preziosismo perché la voce la possono avere molti, ma protrarre a lungo questa dote, vero, meravigliosa che è la voce, occorre aggrapparsi alla tecnica.